Nel frattempo andiamo a sentire la motivazione. Professore, grazie. Hanno conquistato la giuria l'elevata competenza e le spiccate doti di leadership dimostrate a seguito della fusione della società e la risoluzione delle conseguenti criticità fiscali. Beh, Soldani, come va? Direi bene, non mangio la pizza con l'ananas, quindi sono allineato con il professore. Perfetto. Lei di dov'è? Io toscano. Toscano, ecco, quindi lei, visto che si occupa poi di tasse, saprà il perché del famoso detto meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Sì, è da un fiorentino, però non vorrei esprimermi, rimango neutrale. Vabbè, erano l'Equitalia dell'epoca, i pisani, esatto. Sotto i Medici, vabbè, naturalmente così, un po' di campanile, noi toscani siamo sempre disposti a mettercelo. Evviva, congratulazioni. Grazie, grazie. È contento? Se l'aspettava? Molto contento, non me l'aspettavo e ringrazio soprattutto il professor Maisto. Grazie. Benone, benone, grazie. Grazie e viva mille. Allora, onore al merito. La porti un bacione a Firenze, se avesse l'occasione, come recita il vecchio adagio.